Semplificazione possibilmente dei progetti, della documentazione da presentare, ovviamente la semplificazione che tenga conto tutto del contesto dei progetti che sono finalizzati poi al finanziamento del rifacimento delle costruzioni danneggiate, però comunque una semplificazione sarebbe auspicabile nel momento in cui, quando il progetto è semplice, è anche più facile da gestire, più facile da controllare e anche più facile poi da realizzare. In breve, che problematiche state affrontando in questo momento storico? Ma noi stiamo affrontando il problema, quello della scadenza del 15 ottobre, dove praticamente devono essere presentati i progetti per quelli che hanno l'assistenza, l'autonoma sistemazione, no? Ecco, questa scadenza non può essere rispettata nel momento in cui i progetti sono bloccati in quanto non vengono rilasciati i livelli operativi. Avete dei suggerimenti da dare alla struttura commissariale? Ma noi in questa fase l'unica cosa che possiamo suggerire, che chiediamo, è una proroga del 15 ottobre, perché è impossibile che entro tale data vengano presentati i progetti, in quanto i progetti in realtà sono stati già presentati, però sono bloccati perché appunto non sono stati rilasciati i livelli operativi, per cui o sono stati bloccati o sono stati rigettati.